Allora, intervistiamo il professor Igor Righetti, un giornalista professionista e un docente di giornalismo a linguaggi radiotelevisivi in numerose università italiane, pubbliche e private. E proprio qui nella sede di Tor Vergata insegna teorie tecniche dei linguaggi radiotelevisivi. Ci può dire com'è articolato questo corso? Sembra un po' un identikit questo, no? Tutto in una sola persona, ecco, uomini, facciamo anche un profilo. Com'è articolato il corso? Eccolo, il corso è pratico, operativo, insegna il saper fare, il confronto tra gli studenti, loro e i professionisti del mondo del lavoro, perché l'università ha bisogno, oltre che naturalmente della parte accademica, che già c'è, di far capire, di far entrare, di far conoscere ai tanti studenti le tecniche, le regole del mondo del lavoro, perché poi dovranno confrontarsi con quello. Per cui ecco che abbiamo avuto esperti politici per la comunicazione politica, per il doppiaggio Fiamma Izzo che è appena uscita da quest'aula, in modo interattivo, quindi in modo dinamico, dove possono loro confrontarsi, fare domande, quindi insomma è veramente una grande occasione, perché soltanto l'università privata deve avere questa grande possibilità? Soltanto perché pagano migliaia e migliaia di euro all'anno? Bene, portiamola anche all'università pubblica, e allora ho pensato di chiamare amici, tanti personaggi importanti, famosi, non soltanto del mondo dello spettacolo, del giornalismo, appunto il direttore dell'ANSA, l'agenzia di stampa, e abbiamo avuto fior fior di politici, c'è stata anche una contestazione, ma va bene, tutto fa Broadway, come si suol dire. L'importante è che passino dei messaggi e che questi ragazzi si possano confrontare realmente con i protagonisti, con i grandi protagonisti del mondo del lavoro, quindi del mondo con i professionisti. La sua attività è rivolta al mondo della comunicazione nella sua globalità. Come autore e conduttore televisivo ha realizzato numerosi programmi di informazione, multimedialità, nuove tendenze e cultura. Ebbene sì. Nel 2004 ha ideato e condotto il format del primo Radio Reality, in Radio Verità la parola alla parola. In Radio Veritas, la parola alla parola. Qual era l'obiettivo di questo evento? Era concentrare proprio l'attenzione sul verbo, sulla parola. Siamo in una società in cui vige l'immagine, dove apparire sembra essere diventato un valore, non sono molto d'accordo, ma purtroppo dobbiamo prenderne atto, tant'è, basta guardare la televisione, oggi basta partecipare a un reality ed ecco che si è nell'Olimpo catodico e quindi ecco che si appare, si è visibili e si raggiungono tanti obiettivi, poi magari terminano dopo poco, insomma, alla fine, però non sono durevoli, ma sono oggi tutto quanto a scadenza abbastanza limitata. E quindi l'importante era proprio questo, cercare di concentrare sugli elementi caratterizzanti il linguaggio, e ho chiuso per 12 ore personaggi come Albertazzi, da Luca Giurato a Mario Monicelli, da tanti personaggi, insomma, erano veramente tanti, Renzo Arbore, Domenico De Masi, il sociologo, insomma, per 12 ore hanno parlato, hanno suonato il pianoforte, hanno cantato, sollecitati naturalmente anche da alcune mie domande, quindi momenti di spettacolo, momenti di cultura, momenti altissimi, e contemporaneamente anche momenti di grande intrattenimento, quindi ecco, si possono veramente lanciare dei messaggi importanti senza scendere a compromessi con l'intelligenza. Pensate che questo è il primo Radio Reality, perché la scoperta dell'acqua calda, ecco, invece è stato il primo, perché siccome c'è questo culto dell'immagine, tutti quanti avevano pensato, questo è fatto nel 2004, l'ho fatto su Radio Morai, e poi ci misi però la webcam, perché così almeno abbiamo avuto anche l'immagine, no? E quindi gli ascoltatori potevano sentirlo in radio e contemporaneamente vederlo sul sito della trasmissione, di Radio Rai. Bene, non ce l'ha pensato nessuno, semplicemente perché si continuano a fare reality show televisivi. Perché si continua sempre sull'immagine, cioè si continua a clonare, la famosa pecora Dolly, cioè c'è la clonazione. Ma sappiamo tutti che fine ha fatto la pecora Dolly, quindi quanto conviene la clonazione? Cioè che cosa porta poi lo scopiazzare un programma dietro l'altro, eccetera, eccetera? Non porta una grande marmellata, una grande confusione. Per l'Università degli Studi di Udine ha ideato il primo corso italiano sull'informazione radiotelevisiva nell'era cross-mediale attraverso l'infotainment. Ci può spiegare meglio questa sua iniziativa? Il corso di Udine? Sì.
Oggi non si può pensare a un programma, ma io aggiungerei, lo vedo con i miei libri, lo vedo con tutte le mie attività di comunicazione, i miei prodotti di comunicazione declarativa, sto parlando di prodotti, non in un modo cross-mediale, cioè non attraverso più mezzi di comunicazione. Ogni mezzo di comunicazione ha il suo target, per cui i giovani sappiamo che seguono soprattutto internet, la televisione generalista è seguita da un target più anziano, quella satellitare da un target più smaliziato, più evoluto anche tecnologicamente, i giornali leggono un target alto, medio-alto, poco devo dire, i libri li leggono sempre meno, comunque un target sempre alto, a meno che non si parli di romanzo, della collana Harmony, dello scienziario, alla Federico Moccia. Quindi abbiamo capito che ogni mezzo di comunicazione ha il proprio target. Ed è un peccato quindi studiare, realizzare un prodotto rivolto soltanto a un mezzo di comunicazione. Dobbiamo cercare proprio attraverso la cross-medialità di raggiungere più target, cioè più pubblici. E quindi la cross-medialità ti dà la possibilità di farlo, perché se tu lo scrivi, lo pensi su più piattaforme, si parla infatti di multipiattaforma, di multicanalità, ecco che tu raggiungi il comunicativo, il mio programma di Radio 1 è un esempio, parte in radio, prosegue in TV, passo l'editoria, poi audiolibri, poi internet e quindi blog e quindi siti e quindi editoria cartacea e quindi rubriche sui giornali. Ecco, questo è essere cross-mediale, che magari qualcuno non l'avrà visto, sentito in televisione, ma ha visto il comunicativo in TV, magari non l'ha visto in TV né in televisione, ma ce l'ha su internet attraverso il blog, non l'ha visto neanche sul blog e allora ce lo trova sui libri, non l'ha visto sui libri perché non legge i libri, lo trova sul giornale, non l'ha visto sul giornale, lo trova sul periodico, non lo trova sul periodico, lo trova. Questo, essere cross-mediale. E oggi non si può ragionare a compartimenti stagni. Abbiamo tanti mezzi di comunicazione, usiamoli, se no è un peccato, che ci stanno fatti questi mezzi di comunicazione, non serve a niente. Grazie professore, la nostra intervista si chiude qui, la ringraziamo. Grazie a voi, è stato un piacere parlare con un occhio di camera, meglio che l'occhio di bue, perché sarei diventato cieco. Grazie.